Eccoci qui, buona domenica, oggi è domenica, oggi super piattone di cavatelli fatti in casa, freschi, con funghi e poi spolverata di prezzemolo sopra. Eccolo qua, mamma mia. Oggi ho fatto proprio un piatto maxi. Il processo che ha sconfitto la mafia. Sono subito. Allora, ecco qui, mamma mia che fa. Io penso che oggi lo finirò a tempo di record. Oggi il gatto non ci sta a fianco, ma sai perché? Perché sta lì in fondo, qui sulla poltrona, gli ho messo la copertina elettrica riscaldata. Sta lì, sta, ha mangiato, che fa freddo. Mi sa che si stava facendo una gara di moto, magari ci tiene compagnia un Guarda, posizione, ti ricordo che la prossima gara, settimana prossima, è in Qatar a Dusan, si torna a correre po'. Mamma mia, mi pomeriggio con le luci piacciono di le Qatar, race. Valencia. Poi ci sta Guido Meda che è fortissimo come. Allora, cominciamo con la forchetta, poi vediamo se io mi sono portato pure il cucchiaio, magari poi ci può venire in aiuto, la forchetta è più, diciamo, vediamo di che si tratta. Oggi ho fatto un 400 grammi di pasta fresca, mamma mia, si squagliano le mascelle. Alla vostra e di nuovo buona domenica. Buonissimo. Ho usato i funghi cardoncelli. Li ho trovati a un contadino che si mette ogni tanto sulla strada. Freschi, ho detto dammi un chiletto abbondante. Mo' ho fatto un po' così, poi un po' me li faccio in padella che mi mangio col pane stasera. Così, il cardoncello, eccolo. Buonissimo. Ma per il momento con la forchetta va bene, poi magari vediamo se poi alla fine dobbiamo raccogliere un po'. Poi ci ho messo proprio l'animo quando ho fatto questo sugo, vabbè come ci metto, lo ce lo metto sempre in cucina però. Sughettino. Fatto friggere un po' l'aglio con l'olio e il peperoncino tassativamente per questo piatto. Poi dopo che ha sfritto un po', ci ho messo i funghi, sfumatina di vino al volo, poi il sugo, un po' d'acqua, fiamma lenta per un'ora e mezza, due. Quando si è ritirato tutto, pronti. Buonissimo. Ah, poi ci ho messo pure un paio di gambi di prezzemolo dentro mentre cucinava, che dà un po' il profumo. Cosa che c'è un altro tovagliolo. Just a moment. Mamma mia, buonissimi! C'è poco da fare quando si cucina con passione e voglia. Troppa fame, 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 fame. Questa mattina mi sono alzato presto, all'alba. Poi vicino a casa mia ci sta, diciamo, tipo un percorso di campagna.
che me lo vado a fare volentieri, a piedi, a passo svelto. A correre non ce la faccio, mi viene troppo, mi stanco troppo, però la camminatina me la faccio volentieri, la bella tutta la campagna, si vedono le murge qui, è bella. Ci vado, mi piace passeggiare nella natura, in campagna, mi rilassa proprio tanto, mi rilassa. Poi non c'è traffico, non c'è, che poi magari uno dice a passeggiare in città, che passeggi a fare? Tutte le macchine che passano, tutto il gas di scarico che ti arriva addosso, è meglio che stai a casa. Infatti, no, è un pezzo di prezzemolo. Certe volte dicevo, vedo quelli che fanno footing in città con tutto lo smog, il gas e scarico, io non capisco come fanno. Specialmente quando ti passano le macchine diesel a fianco, è incredibile. Ma me ne vado là, la mattina, una mezz'oretta, un'oretta. Né passo lento, né passo veloce. Cioè, né passo lento, né corsa. Faccio un passo veloce, tipo marcia, che ti aiuta un po' pure a bruciare qualche caloria, ma poi soprattutto rilassa, rilassa, mi piace proprio a me. Stare tranquillo. Io poi l'ho sempre detto, quando magari mi piacerebbe fare tipo un viaggio, ma non lo so, perché è difficile, nei paesi orientali, tipo sulle montagne. Comunque, poi ci sta quel pizzico di peperoncino qui, comunque tornando al piatto, che ci sta proprio alla grande, tassativo per me in questo piatto, come dicevo prima, eh. Ultimo giro. Bastianini. Alex Marquez. Secondo. Bagnaia terzo. Vabbè. Vabbè, sono più un fan della Formula 1, ma prima di tutto del mangiare. Qui adesso la forchetta comincia a diventare un po', bisogna mi sa che sul finale useremo il cucchiaio. Sicuramente. Ah, poi questi peperoncini che uso sono i peperoncini che coltivo io qui fuori nei vasi. Ogni estate ripianto verso marzo più o meno, in genere aprile, però magari con il tempo che qua non si capisce, qua che sono tutte sballate le stagioni ormai, li pianto già la prima metà di marzo i semi per i peperoncini. Aspetta
io quello è il naso. Li pianto verso i primi di marzo, come dicevo, e poi per l'estate magari crescono parecchio. Vabbè, però ci sto dietro, ci tengo, magari innaffio sempre. Poi nell'acqua tante volte ci frullo, quando li innaffio spesso ci frullo pure le bucce delle frutte, che si fa da concime. Mi faccio la scorta. Quando stai al caldo tu, non pensi a nessuno, ormai hai mangiato, la copertina, stai alla grande, stai. Sei più calda tu che io. Mi sono rotti pure i riscaldamenti a casa. Ma speriamo che li aggiustano subito. La notte dormo con 3 coperte. A noi vediamo che succede con Cucchia. Sì, quelli più, madonna mia. Ecco qua. Un giorno di questi facciamo pure il frittatone di cipolle, come dicevo. Quello è più quando sta la partita dell'Italia, però. Insomma, ha vinto Bastianini. Ah. Buonissimo. Aiutiamoci con la forchetta. Questo è un piatto che quando trovate i funghi freschi è obbligatorio farlo proprio, altrimenti è proprio un peccato non assaporare queste prelibatezze. Pasta fresca, rigorosamente. Ultimo. Giusto. Finisce. A posto. Allora, buona domenica. Se questo video lo guardate di domenica. Se invece lo guardate in qualsiasi altro giorno. Scusate. Mi sono troppo veloce. Buon tutto. Alla prossima.